In questo video parliamo, come al solito, della dimensione individuale, della vita individuale. Tutti i video della serie Omega riguardano la vita individuale e cercano di indagare, più che spiegare, qualcosa riguardo al mondo e al modo di collocarsi nel mondo per l'individuo. Quindi siamo sempre nel campo della vita individuale, in particolare della vita psicologica e nella relazione di questa con il resto del mondo. Tenendo presente che ogni individuo in realtà emerge dal mondo, è come un frutto del mondo che a un certo punto matura, esce dal corpo del mondo e diventa qualcosa parzialmente a sé stante, quantomeno può andarsene in giro. Può essere identificato in termini di un confine, di un contorno, come la pelle, è un contorno, è un confine tra qualcosa che si può chiamare l'individuo e qualcosa che si può chiamare il mondo, anche se ovviamente i due non possono esistere l'uno senza l'altro. Senza un individuo che guarda non c'è il mondo, senza un mondo attorno non ci può essere l'individuo. Quindi parliamo di psicologia, parliamo di cultura. Parliamo di dimensione mentale in termini di visione del mondo. Questo cerchio che ho disegnato rappresenta qualcosa che sono tentato di chiamare la visione del mondo degli altri, ma che in realtà dovrei inizialmente chiamare la visione del mondo di tutti, che è quell'idea di oggettività, no? Il mondo è quello che è, esiste ed è lì. E tutti giriamo intorno a questo mondo che è uno e che è lo stesso per tutti, e quindi tutti abbiamo la stessa visione del mondo. In realtà questo è intuitivamente falso, perché la realtà è che da solo puoi avere una visione del mondo pulita, perfetta, precisa. Appena trovi un'altra persona, scopri che in un sacco di punti non vi trovate. Quando le persone sono tante, è impossibile trovare un qualsiasi punto d'accordo, o perlomeno è molto difficile trovare dei punti d'accordo universalmente condivisi. Quindi, in realtà, l'oggettività è un'illusione. Però è vero anche, e ci colleghiamo al discorso di prima, per cui tu, chiunque tu sia, emergi come frutto, come gemma all'interno del mondo che c'è, e che quindi cresci e ti sviluppi e cerchi di capire come il mondo è su due binari che potrebbero sembrare paralleli, ma che spesso non lo sono. E non lo sono perché l'attività è doppia: da un lato tu guardi il mondo e cerchi di comprenderlo, dall'altro cerchi di comprendere come gli altri vedono il mondo e lo comprendono. E può capitare spesso, che tu ti accorga che le due cose non collimano del tutto. Un aspetto è la tua osservazione, un altro aspetto è quello che pensano gli altri. Può essere molto diverso quello che vede qualcun altro rispetto a quello che vedi tu, può essere estremamente diverso quello che tu vedi e quello che i più pensano. Ecco perché qui non avrei messo la parola tutti, ma metto alla fine la parola altri. Perché tutti e nessuno in realtà sono dei termini, come sempre e mai, che vanno usati con molta cautela. Faccio un esempio facile. Ci sono delle cose di cui potresti essere tentato di dire nessuno lo farebbe. Poi pensi al serial killer, che è un'eccezione sicuramente molto rara, però già vedi che quel tutti non funziona più, oppure quel nessuno non funziona più. Quindi bisogna sempre essere cauti. Alla fine quindi mettiamo altri. Questo è il mondo degli altri. Per capirci, potremmo indicare questo mondo, ma giusto per capirci, come il mondo del telegiornale. Il mondo del telegiornale è un mondo in cui, faccio un esempio che poi tornerà e lo indagheremo meglio, ma per adesso lo prendiamo così, è un mondo in cui potrebbe succederti di sentire un'espressione come il dono della vita, ma non ti capiterà mai, vai sicuro, di sentir dire il prestito della vita. Ci sono delle ragioni per questo e dopo le vedremo. Quello che succede è questo: quando tu cresci e quindi vai verso la maturità, cominci a diventare adulto, adulto non nel senso che intende il TG, ma in un senso tuo,
essenzialmente quello che fai è, pur mantenendo la conoscenza del mondo degli altri, sviluppare un territorio di conoscenza, se vuoi, ma non è prettamente conoscenza, ma un territorio tuo. Ci sono persone che non lo fanno mai questo processo e continuano per sempre a vivere nel mondo degli altri, fatto delle cose degli altri. Pensa per esempio a chi nasce in una cultura, che so, islamica oppure buddista oppure induista o cristiana, come quella qui in Italia. C'è chi, tante persone, rimangono per tutta la vita all'interno di questo modello, all'interno di questa modalità, e c'è chi a un certo punto comincia a scostarsene, non perché la rifiuti, ma semplicemente perché la sua conoscenza del mondo alla fine comincia a cozzare con quella che è la generale visione degli altri. E quindi questi outsider, questi che dal punto di vista degli altri possono essere chiamati alienati e quindi potrebbero collocarsi qui, sono come dei territori esterni, alieni, che hanno chiaramente una relazione con il mondo degli altri, ma sono esterni. Esiste quindi un processo di scissione in cui cominci ad avere delle parti di allontanamento, poi avviene una scissione vera e propria, e alla fine comincia ad esistere una identità esterna, aliena, c'era già anche qui, in embrione. È essenzialmente un creare un territorio indipendente, come uno stato indipendente, un piccolo stato come San Marino o lo stato del Vaticano stesso, un piccolo stato che è territorio tuo, in cui ci sono delle cose evidentemente diverse da quelle che ci sono qui, o diverse completamente, cioè un mondo completamente diverso, o parzialmente diverso. Ci sono degli elementi che qui non figurano, che non possono stare, ma quando tu li hai e li conosci dentro di te, non puoi eliminarli, non puoi buttarli via. E quindi per mantenerli crei uno stato indipendente, uno stato sovrano indipendente, che poi magari viaggia all'interno del mondo degli altri, ci si dissimula, ma questo è quello che succede. Dal loro punto di vista questo è un alienato, dal suo punto di vista c'è il fantastico mondo degli altri, ma lui sa qualcosa di diverso o di più. Se vogliamo, quindi, possiamo rappresentare il campo mentale di cui abbiamo già parlato, quindi la sfera di tutto quello che è la tua esperienza dell'esistenza, tutto quello che conosci, rappresentiamolo così. Ecco, diciamo che questa è la sfera della tua consapevolezza, della tua coscienza, della tua mente, chiamala come vuoi, della tua psiche, chiamala come vuoi. Con un bordo sfumato, chiaramente, perché non credo che tu ne percepisca un confine netto. È un po' come l'universo stesso, di cui sai, no? La storia del Big Bang, eccetera, eccetera. 13,7 miliardi di anni, 13,7 miliardi di anni luce di distanza da qui ci dovrebbe essere il confine, ma in realtà il confine non c'è, perché fuori non ci sono né spazio né tempo, insomma non si capisce bene, è un bel casino. E comunque, insomma, il problema del confine. Sai che sicuramente c'è un punto di fuoco, un punto illuminato. Questo punto illuminato ha un margine che sfuma nel nulla. È come il tuo campo visivo. Tu vedi qualche cosa di chiaro al centro del tuo campo visivo, ma diversamente da questo video in cui c'è una cornice chiara e netta, il tuo campo visivo non ha un confine netto. Sfuma nel nulla, che non è il nero. Il nulla non è il nero. Sfuma nel niente. E anche a livello psichico la questione è in questi termini. Allora, visto che noi nasciamo all'interno del mondo degli altri e che lo conosciamo e che lo usiamo come strumento per muoverci nel mondo, cioè è fondamentale conoscere il mondo in cui vivono gli altri, questo mondo in realtà è centrale e occupa una larga parte della nostra consapevolezza. Questo è quello. Consapevolezza o visione del mondo o comprensione del mondo, idea del mondo, eccetera, eccetera. Che
cosa succede? Se diciamo che questo mondo, questo degli altri, è quello legittimato dal TG, dico il TG ma potrei dire forse anche altre cose, ma è tanto per capirci, no? È quel mondo lì, quello in cui si dice il dono della vita ma non il prestito della vita. Ora, se qui si dice il dono della vita, ma non si dice il prestito della vita, eppure uno come me può dirlo e anche tu puoi dirlo, puoi capirlo, puoi magari ridere, dove sta il prestito della vita? Sta qui. È fuori dal mondo degli altri, ma c'è nella tua mente. E quindi sta lì. Ora, tutta questa corona circolare, fuori dal mondo degli altri, ma interna alla tua mente, potremmo avere la tentazione di chiamarlo l'inconscio. Potremmo avere la tentazione. Probabilmente sarebbe improprio, però sarebbe giusto per qualcuno. Per chi vive veramente al 100% nel mondo degli altri e gli dà legittimità, quindi dice quella è la visione del mondo corretta, il mondo è così, e una cosa come questa, soprattutto se lo fa ridere, vuol dire che, insomma, c'è non c'è. Non è del tutto conscia. E ci sono tante cose che non sono del tutto consce e stanno tutte collocate qui, fuori dal margine. Quindi, diciamo, anche se il termine potrebbe non essere del tutto corretto, diciamo che questa fascia qui è l'inconscio. Ricordandoci che per qualcuno lo è davvero. Quello che ci dice tutto questo è che il mondo degli altri, il mondo dei TG, il mondo della cultura, il mondo di quelle cose che si possono dire, in qualche modo non contiene alcune cose. Non le può e non le vuole contenere. È per questo che si parla di inconscio. Inconscio collettivo, se vuoi. E non ha niente a che fare, o meglio, non è vicino a quello di cui parlava Jung con gli archetipi, con... non è quella cosa. Forse ci possono essere dei pensieri ricorrenti, dei collegamenti, delle comprensioni, dei frammenti di comprensione chiaroscuri, però ci sono cose, tante cose che non sono comprese all'interno del confine di ciò che è legittimo. E quindi chiaramente il mondo degli altri è una visione del mondo incompleta. Un'altra cosa, per esempio, che non c'è, e mi collego anche a un altro video che ho fatto, di quelli più teatrali, che si chiama Il Grande Tabù, in cui è evidente che ci sono delle cose che non sono ammesse all'interno del mondo ufficiale, del mondo degli altri, il mondo di tutti, ma in realtà il mondo degli altri. Ora, questo ti fa capire che cosa succede quando qualcuno si scinde rispetto al mondo degli altri. Non fa più parte, non legittima più del tutto questo mondo perché si rende conto che gli mancano dei pezzi. Lui quei pezzi li vede, li sa, cioè li ha portati alla coscienza. Si rende conto che sono velenosi per il mondo degli altri, non li vuole vedere. La ragione per cui sono tenuti fuori è che non li si vuole vedere. Gli altri, non tutti, ma gli altri in generale, non vogliono vedere queste cose. Se tu le vedi, chiaramente non puoi più sentirti parte, fusa all'interno di questo mondo, ma è necessario per te scinderti. Chiaramente ti porti via qualcosa, ma tu hai anche questi contenuti dentro di te, ce li hai, sai che sono veri, e quindi non puoi più stare e identificarti completamente in questo mondo, e quindi ti scindi, per forza di cose. Tu cominci a vedere quest'area che è oscura per gli altri. E ci farai caso, la maggior parte delle cose che sono nella parte oscura, nella parte vicina al margine, riguardano un unico elemento, e qua ci ricolleghiamo a quel video che ti ho già citato. Non so se quel video l'hai già visto, se l'hai già visto quello che stiamo per dire ti risulterà già noto, già chiaro, ma noi ripetiamolo, che male non fa. Ora, possiamo rappresentare il corso della vita che noi immaginiamo linearmente, come dalla nascita alla morte,
come una circonferenza. Possiamo rappresentarlo così. Ora, vedi che ho rappresentato questi numeri su queste tacche piuttosto imprecise e sono gli anni di età. Gli anni di età. Quindi non abbiamo rappresentato la vita come una linea, ma come un cerchio. E c'è un punto che è sia lo zero sia la fine. E non so come potremmo rappresentare la fine. Facciamola così. Facciamo questo pallino nero. Potrebbe capitare in qualunque momento, ovviamente qui stiamo parlando in termini generali, in termini di statistica generale. Qui viene fuori, volendo, questo 8 dell'infinito. Questo punto è sia il punto di inizio sia il punto di fine. Che cosa hanno in comune questi due punti? Beh, è il fatto che il posto in cui vai quando muori, per quanto ne puoi sapere, ma così a intuito, può benissimo essere lo stesso in cui eri prima di nascere. Sei emerso all'interno del mondo da non si sa cosa, non si sa nemmeno cosa sia tu. Cosa vuol dire che emergi dall'interno del mondo, dalla carne del mondo? E cosa vuol dire quando vai nella fossa e scompari all'interno del corpo del mondo? Cosa significa? Che cos'è tu? E che cos'è che emerge e che cos'è che scompare? E se vogliamo parlare di questi posti, perché a noi interessa sempre dove si va dopo, perché noi ci siamo adesso e quindi ci interessa dove si va dopo, ma non riflettiamo spesso sul fatto che dove si va dopo è lo stesso posto da cui si viene. E dov'è? Che cos'è? Mistero. Mistero. Ora, l'ignoto, ciò che è sconosciuto, fa paura, tipicamente. È qualcosa che non piace all'ego, è qualcosa che non piace alla volontà di controllo. Quindi questo punto ci sta un po' antipatico. Vedi che questo punto è anche quello che ti fa capire perché la vita non è un dono, nel senso che sì, certo, puoi averla la vita e puoi pensarlo come dono, ma quando io ti dico che la vita è un prestito, io ti ricollego a qui. Ed è questo l'aspetto che non ti piace. Questa zona qui è una zona brutta. Non ci piace vederla. E in effetti, se ci pensi, non prendere troppo alla lettera le età che vedi scritte qui. Però ci sono due aree problematiche nelle età, cioè nelle cose che ci piace o non ci piace vedere. Se ci fai caso, nei TG, ma in generale anche in televisione, una cosa che non vedi sono i bambini e i giovani giovani. Sono nella no-go zone, la zona dove non andare. Ed è raro anche vedere i molto anziani. E questo è perché c'è proprio una divisione in cui questa è la parte che ci piace vedere e questa è la parte che non vogliamo vedere, ma è tagliata fuori completamente. Non ci vogliamo pensare a quello che c'è lì. E questo ti fa capire anche il discorso dei tabù. Ne abbiamo già parlato nel video che ho citato, però qui, in questo punto, dove si genera la vita, che poi è lo stesso posto in cui la vita scompare, quindi c'è una sovrapposizione, ci sono i genitali e questi sono censurati, infatti. I bambini, tra l'altro, vengono allattati attraverso le mammelle e anche queste sono censurate. E lì vicino, in zona, c'è anche un altro aspetto che non ci piace pensare, che è il fatto che noi facciamo la cacca, cioè buttiamo fuori qualcosa che è stato consumato, distrutto, mangiato, ucciso e che fa tutto un processo attraverso cui noi prendiamo energia, tutto quello che è, e poi lo buttiamo e finisce nella terra e si dissolve. E comunque questo è sempre in area genitale,
l'ano è molto vicino alla vagina, molto simile anche per tanti versi alla vagina, ha a che fare con la sessualità in ogni caso, è qualcosa che ci ricorda il discorso della fine, perché le cose entrano dalla bocca ed è un po' come nascere, il cibo, la fonte di vita. La bocca ha qualcosa a che fare con la nascita, ma attraverso tutto il percorso digestivo alla fine esce dall'altra parte ciò che è entrato, e quindi ha decisamente un'associazione con la morte, e quindi anche 1 e 1-2 sono censurati. Non solo non si possono vedere, ma non si possono neanche dire, sempre che non sia mediato il termine che si utilizza. Deve essere quindi qualcosa di scientifico, perché la scienza non può essere cieca a queste cose che sono con tutte evidenze esistenti e anche importanti nella nostra vita, e quindi va bene, li si può ammettere, ma in orario protetto, pubblico selezionato, e comunque le parole che vengono utilizzate devono essere lontane dalla nostra esperienza quotidiana, devono essere lontane, quasi trascendenti. Tutto questo rende chiaro che noi abbiamo un'intera metà di ciò che esiste, di ciò che è il mondo, ma di ciò che è la nostra vita, dovremmo dire, che preferiamo non vedere, che non c'è nel mondo degli altri. E noi pensiamo con questo strumento di avere una visione chiara, coerente, funzionante, pulita della realtà. Cosa che ovviamente non è. Cosa che ovviamente non è. E questo ha a che fare anche con tutti i discorsi legati all'umore, alla depressione, all'ansia. Perché? La realtà è che noi abbiamo un punto centrale, questo ti ricorderà forse i primi video della serie Omega, che sta in galleggiamento su una metà oscura, che molti non vedono, e se la vedono tentano di rifiutarla e magari pensano di essere depressi, quando non sono depressi, è che hanno visto che c'è anche quella parte. Solo che siccome credono che gli altri non la vedano, e quindi credono che sia corretto che non ci sia, allora pensano di essere depressi e combattono. In realtà la nostra società è fatta del combattimento per staccarsi da questo punto, cioè di quel punto di galleggiamento sulla metà oscura, e andare su. Quello che facciamo in realtà è quasi sempre un cercare di andare su, uno sprofondare giù, un andare su, uno sprofondare giù, un andare su, uno sprofondare giù, un andare su, uno sprofondare giù, quando basterebbe starsene tranquilli e quieti qui nel punto di medietà. Questo intero discorso è un discorso che gli americani chiamerebbero downer. Downer è una cosa che butta giù, perché quando vedi quanto è vero, perché è vero, è evidente che c'è una coerenza, ti porta quasi a silenzio. A silenzio. Meditazione di gruppo. Male. Noi vogliamo essere eccitati. Vogliamo essere eccitati, vogliamo stare su. Vogliamo stare verso la grande luce, la gioia. È tutto bello, è tutto meraviglioso. Siamo tutti felici. Come su Facebook. E stare su, stare verso la grande luce, vuol dire allontanarsi dal buco nero, ovviamente. Ma questo è un tentativo fallimentare, perché la cosa migliore da fare per stare tranquilli, stare in equilibrio e avere anche una visione delle cose più affidabile, più sana, più saggia, equa, è quella di galleggiare sull'oscurità. E quando qualcuno la vede, chiaramente questo mondo qui non se lo beve più, non lo sopporta più, e si scende.